Presidente, la riconsegna della strada parco al comune di Pescara, perché questa scelta? Il comune ci ha chiesto di poter avere un riaffidamento temporaneo della strada parco per poter ospitare il mercato. Noi siamo in fase di definizione ultima del progetto di messa in servizio del lotto 1 e di progettazione dei lotti 2 e 3 e il cantiere ancora per qualche mese resterà fermo e ci è sembrato opportuno accogliere la richiesta del comune di poterne immaginare un utilizzo temporaneo diverso. E poi per il futuro? Per il futuro io credo che oggi più che mai l'area metropolitana e Pescara in modo particolare abbia bisogno di un sistema di trasporto che sia efficiente e che abbia un bassissimo impatto, addirittura un nullo impatto con l'ambiente. Abbiamo ridefinito alcune modalità di percorso del lotto 1, le sottoporremo alla Regione e quindi al Comune di Pescara di qui a qualche giorno e abbiamo anche immaginato dei tracciati definitivi per i lotti 2 e 3. Si discute adesso della scelta del mezzo. La scelta del mezzo per avere un impatto nullo sull'ambiente non può che ricadere su mezzi ad alimentazione elettrica. Alcuni sostengono l'utilizzo di mezzi ad alimentazione elettrica a batteria. Questo stiamo verificando naturalmente, ma sembrerebbe avere delle controindicazioni che lo rendono decisamente non applicabile. Probabilmente si opterà per un sistema ibrido elettrico-elettrico con alimentazione aerea e per alcuni tratti con alimentazione a batteria. Intanto i nostri amici... Un'ottima cosa, ma allora nel frattempo Marco...